Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Benvenuti ancora una volta al nostro appuntamento con Guarda che ti ascolto. Non smettiamo mai di sorprenderci dinanzi a cotanta varietà di radio che incontriamo lungo la strada. Di emittenti tematiche a vocazione specificatamente italiana ce ne sono diverse e noi non abbiamo mancato di parlarvene sia in passato che recentemente, sottolineandone le caratteristiche e le peculiarità anche in relazione all'evolversi del mezzo e della professionalità degli operatori. Ebbene, le radio di musica italiana finora raccontate sono saldamente ancora alle produzioni attuali, pur avendo ampi spazi all'interno della programmazione dedicati ai ricordi del passato, ma in questo caso, quando sintonizziamo Italian Graffiati, la sensazione di essere a bordo della DeLorean del famoso Doc di Ritorno al Futuro, la pellicola cult di Robert Zemeckis del 1985 con Michael J. Fox, è davvero piacevole oltre che nostalgicamente avvolgente, per così dire. Dal sito della stazione radio in questione, Italian Graffiati, si evince che l'origine di questa antologia della musica italiana degli anni 60 e 70, quella più melodica e tradizionale, proviene da Montreal in Canada, dove la comunità italo-canadese è da sempre molto presente e particolarmente affezionata alla musica del bel paese. Un flusso di ricordi che viene diffuso dal web, ma che in Sicilia e in Campania gode anche di una diffusione in FM e naturalmente si rivolge ad un pubblico adulto che in gioventù si innamorava sulle note di Mario Tessuto, dei Camaleonti, dei New Dada o di Marisa Sannia o Caterina Caselli, oppure i Delirium, nonché Celentano, Morandi o Bruno Lauzi. Questo progetto canadese prevede alcune radio di genere tutte specializzate in melodia classica italiana, dal liscio al folk alla musica napoletana, ed è certamente una programmazione originale e distintiva, fatta di sequenze musicali non stop e qualche stacco e jingle qua e là, canzoni di successo ma anche motivi di un'epoca lontana che possono ricordare solo quelli di una certa età, come ad esempio il brano che ora è in onda dal titolo Andiamo a mietere il grano del 1965, cantato da Luis El al secolo Maria Luisa Catricalà da Vibo Valentia. E sentiremo il calore dei raggi del sole su di noi, e tra le spighe dorate avrai la mia estate e il mio cuor. Quando la trebbia finita sarà e scenderà l'imbrunir, nel casolare potremo tornare fino al ritorno del dì. E beh, insomma, prima di Mogole, Battisti o Battiato o Pasquale Panella, c'erano testi così semplici e innocenti che davano speranza e fiducia a chi ascoltava la radio a quei tempi. Ed è proprio il caso di dire la radio e non le radio, perché solo verso la metà degli anni 70 l'FM cominciò a popolarsi di altre radio e altre storie. E noi ve le raccontiamo in Guarda che ti ascolto anche adesso, negli anni 20 del 2000, con speranza e fiducia. Di questi elementi ne abbiamo bisogno oggi come ieri. A presto! News dal mondo della voce. Radio. Doppiaggio. Voci.fm. Il magazine.